Benvenuti su Master and Servant, io sono Olle e oggi vi porto un gioco ancora in Early Access nuovo che ho scoperto per puro caso, che si chiama New Base e secondo me è veramente fantastico. Andiamo subito nelle opzioni per vedere che è stato creato da Steve Ford, quindi design art suo, e poi ci sono altre cose e credo sia stato sviluppato solamente da lui, e abbiamo una traduzione da parte di tutte queste persone. Abbiamo anche la traduzione in italiano, come potete vedere. Abbiamo il link per le opzioni, abbassiamo un po' la musica, possiamo scegliere la lingua, è stato tradotto in qualsiasi lingua ormai, scegliere i controlli, attivare diverse modalità, abbassiamo ancora un po' la musica che comunque è bella. Link a Twitter, link a devblog, link a Discord, quindi vi invito, se siete interessati, ad andarvi a fare un giro. Che cos'è Moonbase? Beh, come potete vedere, già la schermata di intro ve lo spiega: c'è un gatto, c'è un campanello, c'è una scatoletta e c'è una luna con una zampa sopra. Essenzialmente è un survival gestionale in stile, ma prendete solamente la parola in stile, a Rimworld, ma in realtà siamo un gatto e dobbiamo sopravvivere su un pianeta ostile. Già per il fatto di avere un gatto, il gioco è superiore alla media di tutti gli altri giochi. E come vedete è in sviluppo 0.46.1, l'ultimo aggiornamento del 12.12, e mia intenzione è farvi anche l'analisi delle varie patch via via che usciranno. Nuovo. Si sceglie un nuovo gioco, non credo faremo il tutorial, andremo direttamente alla missione normale. Mochi come gatto, è uno dei miei tre gatti, è nero, quindi scegliamo questo. Poi possiamo scegliere il colore del caschetto e direi di andare in missione normale. Prima di andare in missione normale vediamo l'impostazione mondo. Possiamo inserire un seed per giocare nello stesso mondo dei nostri amici, quindi una volta creato il mondo esiste un seed come in The Binding of Isaac, che probabilmente tutti conoscete, sapete come funziona con i seed. Possiamo scegliere se il ciclo giorno e notte deve essere predefinito, il giorno più solo giorno, solo notte o la notte più lunga. Mandiamo tutto com'è di predefinito. In più possiamo sbloccare tutto l'albero tecnologico, ma chiaramente perdiamo alcuni aspetti del gioco. Facciamo una missione normale, me la giocherò durante una serie di partite. L'obiettivo è sopravvivere 12 giorni, non è detto che ce la faremo. E come vedete il seed è SPG612, quindi se volete giocarvelo prendete il gioco e mettete dentro quel seed. Inizia. Velocissimo, il gioco pesa poco, il gatto si muove tramite WASD e le azioni si fanno con il mouse. È un 2D base e niente, dobbiamo sopravvivere, quindi recuperiamo il tavolo da lavoro fondamentale che ci permetterà, direi, di metterlo qui dove costruiremo qua la base, mi piace molto. In più abbiamo recuperato la prima zona, la base la facciamo direi qui, la prima zona in location, che è praticamente il nostro punto di salvataggio. Qui riusciremo a recuperare ossigeno, non ora perché non c'è il generatore d'ossigeno, quindi c'è poco da dire. Facciamo il generatore d'ossigeno, che dovrebbe essere dentro questo scatolotto, perfetto. Filtro dell'aria e B-Fuel Generator. Con questi tre elementi possiamo iniziare a sopravvivere, più o meno. Allora, mettiamo giù il B-Fuel Generator, il filtro dell'aria, sono in costruzione. Diamo al B-Fuel il primo elemento, legno. Tanto che ci siamo, recuperiamo anche quello che troviamo qui intorno, velocemente. Oh, due schede elettroniche, no, una sola, due schede, bellissimo. E chiudiamo questa porta, grazie. Ok, e diamo un tronco al generatore. Come vedete abbiamo fatto le prime cose, due attività. Creazione della base minima, generatore, tavolo da lavoro. Come funziona questa cosa?
Tramite generatore attiviamo la ventola che produce ossigeno. Questa ventola è abbastanza lenta e produce ossigeno, una quantità di ossigeno che viene stipata dentro la nostra base. Più è grande la base, più ossigeno abbiamo in totale. La ventola ricarica la nostra barra di ossigeno O2 qui, svuotando la capacità della base. Quindi mentre noi siamo fuori lasciamo il generatore acceso e la base si ricarica. Quando entriamo, quello che è stato incaricato e immagazzinato qui passa alla nostra bombola. Quindi conviene uscire non appena la bombola è carica. Velocemente le barre, abbiamo il giorno, ci dice a che punto del giorno siamo e che ore sono. C'è il ciclo giorno-notte, quindi siamo messi così. Abbiamo l'ossigeno che scende, l'energia della tuta, che possiamo migliorare anche più avanti, la salute, che migliora se mangiamo, quindi recuperiamo salute mangiando, e la fame. Qui attorno noi non dobbiamo fare altro che recuperare inizialmente gli elementi che troviamo, inclusi questi artefatti. Gli artefatti ci permettono di ottenere dei punti ricerca da spendere per sbloccare degli alberi di ricerca. Gli alberi di ricerca sono qui, vicino alla mappa abbiamo Tech, che non è stato tradotto, e log di ricerca non c'è niente, cioè quello che abbiamo scoperto. Tech upgrade sono le cose che possiamo scoprire e conviene scoprirle in ordine, essenzialmente, da quello che ho visto, perché spesso elementi avanzati richiedono elementi che stanno prima nell'ordine. Ogni tech sblocca determinati elementi che possono essere costruiti al banco da lavoro. Questo è il tavolo da lavoro. Possiamo costruire un altro bancone, una fonderia per stampare, per fondere i metalli grezzi, lo dice qua, e in metallo lavorato, che è alla base di quasi tutto, produrre cibo, laboratorio di ricerca, cosa che cercheremo di fare prima possibile, la pala grezza, che è la cosa che dobbiamo fare subito, e la cetta, che serve un po' di meno all'inizio, non troppo meno. La cetta ha una durabilità, come vedete qua abbiamo la barra di base veloce come Minecraft. Questo è il nostro inventario. Quando è pieno non possiamo fare nient'altro, però possiamo diciamo droppare gli elementi a terra usando Q. Quindi selezioniamo l'elemento Q, ne droppiamo uno alla volta, e conviene per il momento, finché non avremo un contenitore, dropparli tutti tranne le cose che usiamo per il cibo essenzialmente. Andiamo a ricaricarci, poi ci manca la fame. Vedete, 50 sta calando e l'ossigeno sta entrando nella mia tuta. Abbiamo finito anche l'energia, quindi tutto ciò è male. Quindi è classico survival, bisogna giocarci sopra con le ricerche, con mangiare, stare attenti alle varie barre, tenere tutto sotto controllo. Questa energia è quella che alimenta la torcia. Noi dobbiamo sopravvivere 12 giorni, quindi dobbiamo costruire cose, perché la speranza è quella di arrivare ad avere un... adesso oltretutto ci facciamo da mangiare, ad avere una base autoconsistente e automantenuta, quindi anche smettere di utilizzare generatori con le classiche batterie e pannelli solari. Ok, scusate, è ora di mangiare. Vedete, la barra è andata su, non avevamo salute persa, quindi niente. Ok, è giorno, qui abbiamo droppato le nostre cose. Il legno è fondamentale per costruire cose, quindi costruire materiali di qualsiasi tipo, ma soprattutto per alimentare il generatore. Quindi cominciamo a recuperare. Le piante da frutto sono decisamente interessanti perché permettono di avere una base di frutta sempre presente. In realtà si genera, si autorigenera velocemente, in qualche giorno. Le piante ci servono per fare chiaramente le prime pappine del gatto, quindi conviene averle. I semi servono per la coltivazione di piante outdoor, quindi
in un terriccio che sembra una cassettina, una lettiera. Quindi recuperiamo un po' tutto. I primi giorni chiaramente sono fatti così. I materiali, questi materiali qui, che ci serviranno per costruire... Guardate quante ce ne sono, che bello. Per costruire metallo, generalmente, si raccolgono con la pala, che si consuma. Più miglioriamo la pala, meno si consuma. Insomma, sempre le logiche base. Se per qualche motivo, come ho fatto io, vi spostate, annullate l'azione che state facendo e la dovete riprendere da zero. Quindi se un'azione è lenta, state fermi, altrimenti perdete tempo, energia anche. Ci conviene andare verso la base, quindi adesso mi fermo a prendere questa pianta, perché posso fare un'altra pappa. Con tre piante faccio due pappe. E poi qua torno, perché c'è tanta roba. Altra cosa fondamentale da fare è recuperare artefatti e, a quanto pare, a quanto ho visto, svuotare le piante da frutto, chiaramente, perché poi piano piano queste rigenerano e quindi prima svuoti meglio è. Non siamo vicinissimi. Oh, recuperiamo l'artefatto anche a costo di morire d'ossigeno. Poi mangeremo e recupereremo la salute. Poi con calma andremo ad esplorare il nostro territorio. La base è quella gialla in basso. Allora, legno e ossigeno. Dentro, dentro, dentro. Grande. E mangiamo anche qualcosa. Obiettivi dell'immediato, vabbè, sopravvivere. Di base sopravvivere, scoprire artefatti. Ne abbiamo già due, questo vuol dire 10 punti ricerca, ossia due ricerche dell'albero tecnologico di base. E faremo chiaramente la costruzione per stampare cose, soprattutto stampare locali e velocizzare il numero di ossigeno, la quantità di ossigeno prodotta e stoccata, e i pannelli solari per l'energia. Dopodiché salterei l'energia avanzata e andrai sul deposito, sulla cucina e sulla produzione alimentare, già di meno. Però prima cucina e questo. Cucina ci permette di coltivare la nostra pianta, stoccaggio ci permette di fare un deposito e non lasciarlo all'aperto. Non ho ancora notato un deperimento degli alimenti, delle cose, però non voglio notarle proprio qui. Ok, droppiamo un po' tutto, perché per il momento non abbiamo macchine per fare cose. Cioè, adesso le creiamo comunque. Ok, frutti le mettiamo giù. Ne abbiamo un sacco. Benissimo. Il legno ce lo teniamo perché comunque ci serve. Ok. Pappa la creiamo. Assolutamente. Perfetto. Brodaglia di pal... Di cos'è? Di piante. Fonderia. Ci servono 4 e 4 rocce. Ok. Quindi dobbiamo fare... E il laboratorio di ricerca richiede 5 plate che si fanno con la fonderia e le schede che abbiamo. Ora, rocce, 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 rocce. Allora, queste ce le abbiamo. Le rocce si recuperano con la pala, scavando piccoli cumuli di roccia che abbiamo anche trovato sul nostro percorso. Adesso non troverò più, comunque l'abbiamo trovato. Tanto andiamo di cibo, va. Che è meglio. Mia intenzione è quindi fare questa partita, tentare di arrivare a 12 giorni, poi fatemi sapere voi come volete vedere. Magari possiamo fare anche la modalità infinita che non vi ho fatto vedere, ma richiede di sopravvivere per sempre, all'infinito, insomma, qualcosa di simile. Stiamo finendo energia, stiamo finendo ossigeno, ci conviene tornare, si mangia e si torna, anzi forse era meglio tornare e mangiare. Comunque adesso l'energia si è scaricata del tutto e non abbiamo più la luce, l'ho spenta, ma più o meno
Tramite la mappa so dove siamo quel puntino lampeggiante bianco e dobbiamo andare a nord. Est. Qua. Ricarichiamo l'ossigeno. Giorno 3 rimanenti e con il giorno 3 io direi che possiamo anche salutarci qui. Magari faccio un giro veloce prima di chiudere, dato che ho mangiato qualche minuto per la spiegazione iniziale. Vediamo se troviamo della pietra che mi serve assolutamente. Pietra che ci servirà per costruire la fonderia, quindi cerchiamo di prendere quello. Adesso ricarichiamo l'ossigeno. Velocemente. Ci mette il suo tempo in realtà. Però è meglio avere la barra dell'ossigeno sempre piena. Produciamo del cibo e andiamo. Qui abbiamo ancora spazio per eventuali pietre, cose così, quindi non sto a svuotare il magazzino. E la mia idea è quella di fare la costruzione, che permette di sbloccare questo e questo, soprattutto. Ok, l'ossigeno è finito, non ci serve altro. Produciamo della pappa. Perfetto. Cerchiamo le rocce velocemente. E più trovarle, chiaramente. Me le sono mangiate prima, le ho viste e le ho ignorate bellamente. Grosso errore. Perché queste rocce grandi non le posso sbloccare fino a quando non scopro quello che viene dopo. Guardate che bell'artefatto qua. Perfetto. Quindici punti ricerca. Ora ci servono le rocce. Eccole qua. Queste qua. Con queste facciamo la fonderia, ce ne servono tre se non sbaglio. Quindi concentriamoci su quelle. Qua c'è tantissima roba ed è una cosa piacevole. Cibo e rocce. Le rocce poche in realtà. Tantissimo legno. Vediamo un po' cosa c'è qui sopra la nostra base. C'è un sacco di risorse, veramente tante risorse. Mangiamo e andiamo. Eccolo qua. Ho bisogno di un tool, lo so, usiamolo. Credo che me ne serva un'altra e vorrei evitare di tornare alla base senza le ultime rocce per scoprire cosa mi serve. Eccole qua. Andiamo a fare la fonderia. Vi faccio vedere cosa succede quando creiamo la fonderia e scendiamo. Oh mamma mia, devo andare a sud. Qua siamo bloccati. Piante, quante ne abbiamo? 8. Facciamo 9 così creiamo 3 pappe. Un artefatto non si può abbandonare di sicuro. Ok, siamo nella nostra piana desertica dove abbiamo parcheggiato l'auto. Qua. Ricarichiamo l'ossigeno solo per quello che mi può dare, 50, come vedete la ricarica è immediata. Dopo bisogna aspettare la produzione, ma non lo aspettiamo oggi. Tavolo da lavoro. Mi permette di fare la fonderia. Creiamo la fonderia. Ok, la depositiamo qui. Con la fonderia possiamo fare plate e noi le creiamo tutte quelle che riusciamo in realtà. Non c'è energia. Me la sta mangiando qui. Abbiamo, come vedete, una coda di produzione di 4. La piastra rientra. Con la piastra al tavolo di lavoro
possiamo creare questo. Quindi servono 5 piastre, 2 schede e 2 metallo. Facciamo quello, vi faccio vedere cosa succede con l'artefatto. Quindi adesso ne ho 3, 4 ed è in produzione la quinta. Ma le mettiamo tutte in produzione in realtà. Poi le prendiamo quando è il momento. Ok, 5. 5, poi 2 schede e metallo. Qui. Perfetto, rottami metallici. Abbiamo finito l'ossigeno. Carichiamo. Anche il cibo, comunque ci siamo. Perfetto, usciamo. Ora possiamo fare il laboratorio di ricerca. Lo facciamo, è il nostro obiettivo principale. Senza questo non si va avanti. Produciamo anche del cibo, tutto quello che possiamo. Ottimo. E piantiamo il laboratorio di ricerca tipo qui. Ok. Eccolo qua, laboratorio di ricerca. Si possono stipare gli artefatti, ci mette 2 minuti ad artefatto, non fa altro che ricercare cose. E grazie a quello sbloccheremo qualcosa nell'albero di ricerca. Allora, questi sono artefatti che adesso... Beh, li prendiamo. Sto morendo d'ossigeno, l'energia è finita, non mi serve però. L'erba ne ho solo 2. Ok, qua sta lavorando, io vado a prendere dell'ossigeno. Recuperiamo la prima ricerca e... se ce la facciamo... che adesso mi sta caricando. Converrebbe fare un secondo generatore. È costoso, ma è meglio tenerle separate. Il secondo generatore mi costa 2 e 2. Mi sa anche che posso farmelo. Non so quante ne ho di queste. No, ne ho solo una, quindi niente. Niente secondo generatore, ragazzi, per il momento. Dopo. Rotella, un plate. Un plate ce l'abbiamo, in realtà potremmo anche provarci. Un tronchetto. Ok, generatore 2-2. Mi serve 2 metalliche. Forse non l'ho presa. Ok. No, qua proprio no, eh. Ho sbagliato. Lo tolgo subito. Come vedete si può aggiungere, togliere a piacimento. La roba, ossigeno. Oh signor. Ok. Carichiamo velocemente, usciamo. E torniamo in casa, Lessi. Cosa che ancora non avete visto e forse non vedrete in questa partita, in questo episodio che ormai sta durando più del voluto, è l'obsolescenza degli elementi, quindi ogni tanto qualcosa si guasta, bisogna andare lì e dare delle zampate. Con le zampate si sistema tutto. Ecco qua, stiamo arrivando, intanto si mangia. Andiamo a vedere che cosa è stato scoperto. In realtà abbiamo scoperto un artefatto, il gomitolo. Mettiamo qualcos'altro a ricercare. La ricerca è gratuita, cioè richiede solamente dell'energia. Grazie a questi 5 punti noi possiamo sbloccare qualcosa. E noi sbloccheremo chiaramente la costruzione. È immediato lo sblocco. E da adesso in poi queste cose saranno costruibili al tavolo da lavoro. Qui. Quindi abbiamo questa macchina in più, che non è stata tradotta, il martello pneumatici, il wood floor, quindi il pavimento di legno e basta, direi. Tutto il resto c'era già. Ok, ragazzi, io con questo episodio vi saluto. I prossimi cercherò di farli un filo più corti perché comunque secondo me si presta un quarto d'ora, 20 minuti al massimo di gameplay.
Spero vi sia piaciuto, spero vogliate vederne ancora. Andrò avanti almeno per fare questi 12 giorni e poi vedremo che fare del resto. Ciao belli, a presto!